Prosegue l'opera di spegnimento del grande incendio di Taibon, secondo le stime degli esperti il più esteso degli ultimi 30 anni in Veneto. Il lavoro di centinaia di persone, 24 ore su 24, non è ancora riuscito a domare del tutto le fiamme. Dopo le irrorazioni dei Canadair, impegnati in una spola continua tra il lago di Santa Croce e la valle di San Lucano, e degli elicotteri che hanno pescato l'acqua dal Tegnas, le case più vicine al fronte dell'incendio sarebbero al sicuro. Si lavora per spegnere i focolai più vicini alla strada che attraversa la valle. Il sottobosco brucia. Per risolvere il problema occorre scavare. La stessa strada è tenuta d'occhio. Le piogge previste per i prossimi giorni potrebbero portare a smottamenti in grado di ostruirla. Intanto si cerca di agevolare gli sfollati. Già stamattina è stata fatta una prima finestra con il pulmino dei vigili del fuoco che ha accompagnato chi voleva entrare per prendere cose o per dare un occhio a casa, piuttosto che magari doveva nutrire gli animali, per cui sono stati accompagnati e riportati. La stessa cosa verrà fatta nel pomeriggio. Preoccupa la qualità dell'aria e delle analisi si stanno occupando ARPAV e US Dolomiti. Sono arrivate ieri sera le analisi da ARPAV che denotano dei valori effettivamente elevati su alcune componenti all'ingresso della Valle di San Lucano, dove è stato fatto uno dei campionamenti.